cosa è il dato di discontinuità storica? È la prima volta di una donna alla guida del più grande sindacato italiano. Questo avviene in un momento difficile, forse uno dei più difficili della sua storia. La cosa più dura e la cosa più bella, più felice di questi, chiamiamoli, primi 100 giorni. Partiamo dalla cosa più bella, perché è un periodo difficile ma è anche un periodo molto interessante. Se devo dire la cosa che mi ha colpito di più è stato lo straordinario senso di solidarietà delle compagne della CGIL, di tutti i territori, quelle che conosco da sempre ma anche quelle che conoscevo meno, che si sono sentite partecipi di questa evoluzione, di questo risultato, ma è la tanta interesse delle persone che ti fermano, prevalentemente le donne. E quindi per la prima volta rispetto a una preoccupazione che io ho sempre avuto, che è quella che ogni tanto tra di noi prevale la separazione invece che il fare rete o essere solidali, invece la sensazione è che questa volta tra le donne è stata vissuta come parte di una battaglia comune, che non è ovviamente una carta in bianco, ma è il senso che è un risultato collettivo, non c'è separazione. La cosa più dura è la situazione, cioè, forse se io devo pensare il numero che mi dispiace di più è la percentuale di disoccupate di giovani donne meridionali e il numero di donne meridionali che hanno smesso di cercare lavoro. Credo che sia il segno della durezza di questa stagione e per una donna che prova a fare sindacato ad avere uno sguardo attento è ovviamente un pugno di mano. Infatti, noi riflettevamo preparando questa serata anche su come il lavoro sia stato per tutti, uomini e donne, ma per le donne in particolare, uno straordinario veicolo di emancipazione. Che se ne pensi dell'emancipazione? Sappiamo che su questo anche il femminismo ha a lungo discusso, ma è stato così, no? Sono passati attraverso il lavoro diritti, accesso, a moltissime Socialità. socialità, certo. Che cosa succede ora in questo momento in cui il lavoro appunto sta subendo queste drammatiche trasformazioni e in cui si è incrinato questo nesso che bene o male si era costruito appunto tra lavoro, diritti, identità anche per le donne? Forse abbiamo ancora prime idee, non abbiamo probabilmente un'analisi compiuta, possiamo lavorare sulle prime sensazioni. La prima cosa, lo dicevo poco fa, la prima cosa che mi colpisce è appunto questa cosa che subentri lo scoraggiamento, cioè che ci sia una generazione anche di giovani ragazze che si rassegna all'idea che torna a casa, perché è un sintomo di straordinario arretramento, di preoccupazione. La seconda cosa di cui si parla pochissimo, ma invece credo che sia un tema fondamentale, è che in questa stagione cresce il lavoro povero e il lavoro povero riguarda in particolare le donne. Per lavoro povero intendo il lavoro poco retribuito, ma anche il lavoro molto compresso come quantità d'orario, il lavoro povero nel senso che non essendo valorizzato non viene poi riconosciuto. C'è una fascia ormai estesa di lavoro povero ed è una fascia di lavoro femminile, ma non se ne parla mai, perché si continua a discutere del lavoro con delle categorie molto tradizionali, che non guardano a quello che succede e anche perché io credo, come sempre, l'analisi del lavoro ha sempre visto prima gli uomini che non anche la presenza delle donne, quindi fa fatica a individuare le articolazioni. Nello stesso tempo però, se guardiamo alle giovani e ai loro percorsi di studi, alle loro affermazioni anche di organizzazioni contro la precarietà e a tutte queste cose, è anche vero che non è scontato che possa passare un messaggio di ritorno a casa. Ci sono grandi difficoltà, ma anche un retroterra solido sul fatto che parte dal proprio progetto di vita e di lavoro. Io chiuderei con una domanda a cui tengo molto personalmente, mi prendo questa, anche questa l'abbiamo elaborata insieme. Quali possibilità, quali spazi ci possono essere, quali equilibri tra difesa del posto del lavoro, quindi i diritti, e la possibilità di ripensare un modello di sviluppo e di
un modello anche di produzione. C'è un ruolo del sindacato in questo. È un ruolo tutt'altro che facile, figlio di tante contraddizioni che stanno anche nella nostra storia, che però ha un'esperienza importante alle spalle, in cui fu molto importante anche l'esperienza delle donne. E l'esperienza è quando la salute diventa da diritto monetizzabile a coscienza di sé, e diventa coscienza di sé perché c'è l'esperienza delle donne e dell'idea che il luogo in cui sei, le cose che fai hanno a che fare con la tua salute, e che la relazione con gli altri ha anch'essa a che fare con la tua salute. E quella fu la stagione in cui in fondo si smise di pensare che si poteva morire di lavoro. Adesso, altro agli infortuni, sto parlando Sì, delle certo. condizioni della salute. È un percorso quindi lungo, complicato, ed è evidente che in una stagione in cui bisognerebbe provare a cambiare proprio il modello dei consumi, il modello delle produzioni, questo va facilmente in contraddizione con il tema dell'occupazione. Basterebbe pensare a questa vertenza della Fiat per Certo. vederne le profondissime contraddizioni. Però nello stesso tempo io credo che progressivamente, in paesi come il nostro, che comunque sono paesi che non hanno le contraddizioni vere della povertà, anche se la povertà cresce, non bisogna sottovalutarla, ma sono comunque paesi di consumatori. Non sono paesi che hanno il tema dell'avvicinarsi ai consumi, c'è una crescita di consapevolezza. Su una cosa però c'è una certezza: come fu sulla salute, l'idea di un modello di sviluppo che si misura con il senso dei consumi e delle cose dei consumi può venire solo dalle donne. Perché sono i tanti saperi. E sono l'abitudine a pensare tante cose senza dissociarsi nel pensare tante cose, l'abitudine di metterle in relazione. E questa è un'abitudine che è connaturata al pensare politico. Grazie.